mnews.it Channel. L'informazione ha una sua prospettiva. Perdonami, eri prima con lei. Scusa. No, è tipo siamo in orario abbondante. Vabbè, ma sai, quella col diretto che vuole fare questa roba. Uno va sono io altri nominativi qui, Pietro Venere. Questo è l'RTV. Stanno quindi per arrivare, immagino. Quindi questo. Ecco, andate a Venezia? Sì, 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 a Venezia. Sì, andiamo a Venezia, siamo in villa e facciamo il volo inaugurale della compagnia. E cosa le fa venire in mente Venezia, oltre a Volotea in questo caso, che è il volo inaugurale? Vabbè, Piazza San Marco, diciamo, i monumenti principali della città. E il romanticismo, no? L'amore? E anche. Grazie. Scatto quanto ne vuoi? Fanne foto quante ne vuoi? Allora, la Coldiretti, protagonista di questo volo inaugurale della Volotea, questo di accogliere i passeggeri con un agrumetto e comunque con delle spremute d'arancia non è casuale? Beh, intanto è un momento di promozione del Made in Calabria, quello vero. Agrumetto è il simbolo, diciamo, della pasticceria calabrese, in particolare della provincia di Reggio, ma anche di questa marmellata buonissima che è fatta con gli agrumi della provincia di Reggio Calabria. Chiaro che noi ringraziamo la provincia di Reggio, la Sogas, per averci invitato a far degustare a questi passeggeri, insomma, queste nostre eccellenze. Ecco, un momento di promozione di una Calabria positiva, di una Calabria che vuole riscattarsi con il lavoro vero, con i prodotti veri e soprattutto con un'accoglienza che sia ricordata anche per le cose buone. Ecco, la Coldiretti ultimamente l'abbiamo notata con tantissime iniziative su tutto il territorio, non solo qua in aeroporto. È segno un po' della Calabria che cambia?
Beh, sicuramente, una Calabria che, come dicevo, lavora e che vuole portare fuori dai confini regionali le positività. In agricoltura e nell'agroalimentare sono tante i prodotti di eccellenza, tante le vere e le buone imprese. Ecco, questi sono i prodotti, insomma, che vengono da questo lavoro, da questo attaccamento al territorio, da questo territorio bellissimo che produce gli agrumi più buoni al mondo. Questo lo vogliamo dire con grande soddisfazione e lo vogliamo far assaggiare non solo diciamo nell'aranciata, che deve essere sempre di più fatta di arance, di quelle vere, pagate al prezzo giusto agli agricoltori, ma anche per remunerare il lavoro di tutti con un agrumetto che è un simbolo veramente bello di abbinamento pasticceria d'eccellenza, marmellata d'eccellenza e impresa vera agricola. Grazie. Francesco Sacca, andare a Venezia assaggiando l'agrumetto qui in Calabria dà anche un certo senso di romanticismo o no? Beh, sicuramente uno inizia la giornata in maniera più dolce e affronta il viaggio in maniera più elegante. Noi ci auspichiamo sicuramente che sui voli possano essere introdotti anche i prodotti locali, non soltanto l'acqua è una bevanda di fantasia che possa essere una qualunque bibita con una percentuale bassissima di succo d'arancia, ma veramente il succo d'arancia, veramente l'aranciata, veramente i prodotti della nostra terra, perché anche con questo esportiamo il nostro territorio in un viaggio non lunghissimo, ma in ogni caso è un viaggio che ci porta in un'altra parte d'Italia dove magari queste cose non sono conosciutissime. Grazie, e noi riprendiamo quello che è lo slogan un po', degustazione dell'agrumetto, l'arancia di Rosarno nel cuore del cornetto, e con questo slogan ci apprestiamo per imbarcarci sul volo Volotea Reggio Calabria Venezia. Lei è appena sceso da Venezia, com'è stato il viaggio? Buonissimo, il pilota è stato bravissimo a scendere. C'è stato un po' di confusione a Venezia perché era il primo volo, ma va bene, tutto regolare. La temperatura com'era a Venezia, chiaramente? Eccellente, meglio che qua. Grazie. Ecco, Presidente, un momento importante per l'aeroporto di Reggio Calabria, non solo per la compagnia aerea Volotea. Si andrà a inaugurare un nuovo percorso Reggio Calabria-Venezia, andata e ritorno. Esattamente, speriamo a giorni di poter annunciare altri percorsi, altre alternative di viaggio per i nostri concittadini, per la nostra città, che ci porteranno probabilmente anche in qualche paese europeo e forse oltre. Ecco, Venezia è la città romantica per eccellenza, quindi chi in effetti potrà usufruire di questo viaggio, oltre alle coppie di innamorati? No, oltre alle coppie ne fruiscono sicuramente gli imprenditori, atteso che a Venezia, nel Triveneto, sappiamo tutti, è una zona molto ricca, ci sono moltissime imprese artigianali e anche piccole imprese, quindi anche gli imprenditori calabresi e reggini in particolare potranno usufruirne, come no. Ecco, facciamo un in bocca al lupo alla Volotea. E certamente, come no, un bocca al lupo forte, veramente, perché pensiamo di instaurare una collaborazione ancora più stringente con questa compagnia che ci convince moltissimo. E noi da parte nostra facciamo un in bocca al lupo anche alla Sogas, che ne ha veramente bisogno. Grazie, ne abbiamo veramente bisogno, sì, grazie. Grazie. Presidente, oggi si va a Venezia con un volo che sarà trisettimanale, il volo della Volotea. Che dire di più per questa nostra Reggio Calabria che adesso si appresta ad andare alla conquista di Venezia? A noi non vorremmo dire niente, devono parlare i cittadini che ho visto che oggi sono molto molto contenti, hanno apprezzato questo nostro impegno e che di certo avranno un nuovo servizio. Questa per noi che facciamo politica è la soddisfazione più grossa. Spesso ci perdiamo in fiumi di parole, ma mi pare che oggi abbiamo raggiunto un obiettivo strategico, che è quello di creare un collegamento stabile con Venezia, molto apprezzato dai nostri concittadini, naturalmente dai cittadini dell'area dello Stretto, ma soprattutto apprezzato da chi vive da quelle parti, dal Triveneto, soprattutto per motivi commerciali ma anche di lavoro, ecco, di studio. Quindi per noi poter collegare questa parte di territorio a un territorio importante come quello del Triveneto è strategico, straordinario, e devo dire, visto i riscontri, molto apprezzato dai cittadini. Ecco, lavoro, studio, io aggiungerei amore e passione, romanticismo Venezia. Ah, io amore e passione ce l'ho a Reggio Calabria, a Venezia andiamo per rendere onore intanto a questa società, ci sarà il presidente che ci aspetta a Venezia, naturalmente ringrazio i giornalisti come voi che hanno voluto condividere con noi questa esperienza,
per noi veramente è un'occasione importante, faremo di tutto perché venga ulteriormente apprezzata dai quanti avranno bisogno di utilizzare questo collegamento. Bene, grazie Presidente, noi adesso poi andremo a goderci questo viaggio che ci porterà a Venezia, da Venezia tanti collegamenti, per cui buon voyage. Allora, Assessore, ci sembra davvero buona questa idea di far assaggiare i nostri prodotti tipici prima dell'imbarco di un volo, in questo caso di un volo inaugurale. Sarebbe interessante comunque che ci fossero sempre comunque presenti. Sì, è un'idea che sicuramente porteremo avanti anche come amministrazione. Diciamo che noi abbiamo subito sposato in pieno quella che è stata l'idea della Coldiretti di far assaggiare i nostri prodotti locali tipici a chilometro zero e fatti nella nostra provincia. Devo dire che l'agrumetto è veramente un cornetto eccezionale, fatto interamente, ci tengo a precisarlo, nella nostra provincia, perché è fatto da una ditta di Gioiosa con una marmellata appunto a base di agrumi, con le spremute d'arancia. Quindi questo è anche un segnale per la valorizzazione in senso generale del turismo, dei prodotti tipici locali e di tutte le eccellenze dal punto di vista artigianale e produttive che abbiamo nella provincia. E sicuramente, come diceva lei prima, è un'esperienza da portare avanti, da promulgare, tant'è che già con il Presidente Molinaro subito dopo Pasqua ci vedremo per capire se è possibile anche l'inserimento di questi prodotti all'interno dei voli o con altre iniziative similari. Bene, poi avremo altre possibilità nella giornata con collegamenti da Venezia, quindi avremo modo di approfondire. Grazie. Ecco Domenico Grillone, cosa ne pensi di questa bella iniziativa della provincia di invitare e di Volotea ad invitare giornalisti in questo che è il viaggio inaugurale Reggio Calabria-Venezia? Beh, ovviamente l'iniziativa non può essere che positiva. Il nostro invito è un po' verificare la positività dell'iniziativa, ma non c'era bisogno, insomma, la cosa è ottima, va tutto bene. È talmente ottima che andremo a goderci una giornata a Venezia. Grazie Domenico. Ciao Francesco. Guardate, vedete la prima pagina, però, no? Ah, restate. Ecco. Non è preciso. Uguale, è vero.
È il bello di internet. Bello di internet. Sì, un presidente, ma già. Ok. Ok. Va bene, va bene. Ecco un Palomara! UC per tutti i roccaforti. Anche. Signori passeggeri, vi invitiamo a prestare attenzione alla dimostrazione di sicurezza degli assistenti di volo per la vostra sicurezza. Verifichiamo appena arriviamo. Ciao. No, mi rendevo conto che ero sulla scuola. Ah, no, è sicuro. Quattro uscite d'emergenza sopra le ali e una porta nella parte posteriore dell'aereo. Ogni uscita d'emergenza indicata da un segnale luminoso exit salirà. In caso di emergenza potrete raggiungere facilmente le uscite seguendo il sentiero luminoso al lato del corridoio. Localizzate fin d'ora l'uscita più vicina, potrebbe essere anche dietro di voi. Così potete allacciare e slacciare le vostre cinture di sicurezza. In caso di emergenza troverete i vostri giubbotti salvagente sotto ogni sedile, ma andranno utilizzati solo quando verrà indicato dagli assistenti di volo. Per utilizzare il giubbotto salvagente introducete la testa nell'apposita apertura, poi passate la cintura intorno alla vita e agganciatela nella cintura davanti. Regolate la cintura finché il giubbotto sarà ben sistemato. Infine gonfiate il giubbotto salvagente tirando le apposite maniglie rosse. Se necessario potete gonfiarlo anche soffiando nel tubicino laterale. Vi ricordiamo che il giubbotto salvagente non va gonfiato all'interno dell'aereo. In caso di decompressione della cabina si aprirà automaticamente il pannello sopra di voi lasciando cadere la maschera d'ossigeno. Per utilizzarla tirate con forza la maschera finché il flusso di ossigeno si attivi e collocatela su naso e bocca regolandola con l'elastico. È importante ricordarvi che potrete aiutare bambini e altri passeggeri solo dopo aver sistemato la vostra propria maschera. Per maggiori informazioni sulla sicurezza a bordo potete consultare l'opuscolo con le misure di sicurezza che troverete nel sedile di fronte a voi. mnews.it channel, l'informazione ha una sua prospettiva.